Gli ospedali sono saturi e nel nostro Covid Hospital arrivano quotidianamente pazienti da tutta la provincia salernitana e non solo. Il trend dei contagi è in salita e nonostante l'aumento dei posti letto, che sono stati aumentati attualmente a 10 di intensiva e 6 di subintensiva, dobbiamo ritirare i ricoveri perché non c'è disponibilità. La situazione dall'inizio della pandemia non è migliorata affatto, lo dichiara la dottoressa Rosa Lampasona, responsabile del reparto Covid di Agropoli, in una intervista rilasciata alla nostra emittente. Negli ultimi 15 giorni il trend è sempre in salita, come si può evidenziare anche da una panoramica a livello nazionale e a livello della regione Campania. Attualmente siamo in salita con i ricoveri dall'apertura che dal giorno 27 ottobre ad oggi abbiamo fatto 88 ricoveri e in continuazione ci chiamano sia dalla centrale regionale e anche al di fuori della regione. È da dire perché 3 giorni fa ho addirittura avuto una richiesta di posto letto per terapia intensiva addirittura da Campobasso, quindi questo fa capire che l'emergenza sanitaria è al di là della regione Campania, quindi in tutta l'Italia, non vogliamo parlare neanche a livello internazionale ma parliamo a livello nazionale, quindi questo fa capire bene le cose come stanno peggiorando ulteriormente, le cose non sono per nulla migliorate, quindi dal 27 ottobre ad oggi vediamo che almeno parlo per quanto riguarda il reparto anche mio di terapia sia intensiva che subintensiva, abbiamo ricoveri, dobbiamo rifiutare i ricoveri perché non abbiamo più posti letti, nonostante l'apertura che abbiamo avuto perché il direttore generale, giustamente vista l'emergenza sanitaria, ha comunque aumentato i posti letto ad Agropoli. Attualmente io ne avevo, prima ne avevo 10, quindi 6 di intensiva e 4 di sub, oggi ho 10 di sub e 6 di intensiva, quindi abbiamo dovuto incrementare per forza di cose e siamo pieni. Ho dovuto addirittura aggiungere dei posti letto nei giorni passati e arrivano non solo dal territorio, parlo dal territorio in genere, cerchiamo di prendere soprattutto dal nostro territorio, quindi Capaccio, Trentinaria, abbiamo Montecorice, Rocca d'Aspide e abbiamo anche quelli di Nocera, perché l'ospedale di Scafati è pieno quanto il nostro, se non ancora di più. Penso che negli ultimi giorni tutti hanno potuto capire e vedere l'ospedale di Scafati, che è anche un pronto soccorso a differenza noi, dove accogliamo soltanto già il paziente accertato Covid positivo, invece l'ospedale di Scafati è un pronto soccorso per i Covid, quindi sono parcheggiati per ore, per giorni, ambulanze al di fuori dell'ospedale di Scafati. 3 giorni fa ho preso un paziente da Polla, dove sono stato al di fuori del pronto soccorso prima di essere accettato per 12 ore, quindi una situazione sicuramente drammatica e lo stiamo vedendo in tutte le reti nazionali, siamo diventati zona rossa non solo noi, anche la regione Lombardia e a seguire anche tutta l'Italia sta vivendo un momento difficile come tutta non solo la nazione ma a livello mondiale.